pasta devo fare? Sagne. Ha detto che vuole sagne. E come si fanno? Devi fare un pezzetto di pasta, poi la arrotoli rotonda, bella bella, sul tavolo. Poi prendi un mattarello, li stendi, bella bella, finché diventa fina, sottile sottile. E poi tagli le sagne. Beh, nonna, allora io vado, ma vengo, ci vediamo dopo. Sì, sarà come essere queste sagne. Prima stavo chiacchierando con mia nonna e mi stava parlando della pasta fatta in casa, delle ricette comunque che si facevano prima, le ricette antiche. Oggi voglio provare a fare lasagne ritorte. Ma prima di iniziare, come al solito, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Per fare la pasta fatta in casa ci serviranno 500 g di farina, 250 ml di acqua e un altro po' di farina per infarinare il nostro piano di lavoro. Iniziamo a fare la pasta fatta in casa. Versiamo la farina, facciamo un buco al centro e versiamo poco per volta l'acqua. Cominciamo pian piano a impastare. Mamma mia, sto combinando un pasticcio. Continuiamo a impastare con forza la pasta. A questo punto formiamo un panetto. Prendiamo un vassoio e infariniamolo. Tagliamo il primo pezzo di impasto e iniziamo a formare la sfoglia. Iniziamo a tagliare a strisce. Le strisce devono essere sottili e di circa 1,5 cm. Iniziamo a ritorcere le nostre sagne. Ho che le torci più meglio, non sono tanto buone. È pronto, ora vado a farle vedere alla nonna. Ma secondo voi sarà fiera di me?
Io ci ho provato. Ora vado, ciao!